Universitaria, possiamo fare qualche domanda rapida, colloquiale? Faccio le domande facili però, facilissime, difficoltà, su che le fare come Pia Medio, eh? Su che le preferisce le domande? Dove è preparato lei? Io andrei sul ciclismo. Ciclismo e merchandising annesso. Facciamo il merchandising. Visto che merchandising annesso. Che gadget c'ha qua lei? Il kit del giro, la maglietta, il cappellino, il braccialetto, lo zainetto, il tutto a 10 euro. Allora, questa l'ha preparata, sembra tipo una filastrocca, la può ripetere? Maglietta, cappellino, braccialetto, fischietto, zainetto, tutto a 10 euro. Finisce tutto corretto, tutto a 10 euro. Qual è il gadget più venduto qua? Questo qua. Lo zainetto qui dentro. È il kit completo, quindi. Il kit completo. Ho capito. Ne ha vendute parecchie? Sì, non ci possiamo lamentare. Senta, ma lei da quant'è che è qua? Lei deve acquistare da qualcosa? Vendete anche solo la maglietta? Solo la maglietta viene 5 euro, però se prende il kit. Posso dirlo io? Faccio lei. Allora, maglietta, fischietto, suggerimento. Maglietta, fischietto, braccialetto, vedi? Tutto 10 euro. E kit zainetto? Completo. E lo zainetto, tutto 10 euro. Lo zainetto, per esempio? 5 euro. 5. Mentre 5 euro. Il kit comprende il tutto a 10 euro per agevolare il Ho tutto. Ho capito. Carino questo colore rosa. Comunque. E il giro di secondo lei, rosa. Secondo lei compra qualcosa? No, perché non è del posto, forse non è nemmeno italiano. Quindi, non capisce il valore del Giro d'Italia. Cosa di Peter Sagan? Ce l'ha qualcosa? Ah, e allora non compra il kit? Avanti, ha vinto la tappa. Ora bianco rosa, bianco verde. Allora. Vabbè, ma lui vince la maglia rosa, devi comprare la maglia. Vediamo se vende. Giusto. Poi a Milano ti fa l'autografo. E sai quanto vale quella maglia dopo? Noi fino a Milano. Lo stesso anche a te, ci vediamo su Facebook. Lo sapevamo che non prende. Occhio. Quello nero viene 10 euro, quello in edizione limitata, ricamato, amore infinito scritto sopra. Comprano questi? Mo vediamo. Questi forse sì. Ascoltami, compralo adesso, che quello se lo metti in vendita dopo, quello in edizione limitata, credimi, amore infinito. Ogni anno cambia. Va bene? Lo sapeva. Tac, che ti può battere sul microfono? Ah, ormai no, se no deve fare un altro scontrino, ormai è andato. Non rubare niente, eh? No, ci manca. Di dove siete? Noi li abitiamo qua vicino. Dove? Grazie. Lei il nome? Perugia. No, il nome, ti chiami Perugia? No, non è male. Francesco. Allora. No, non mi dico che regalo. Vabbè, mica c'è capelli sporchi, no, dai. Eccolo. L'acquisto. Eccolo qui. Il cappello del Giro d'Italia.